Siamo con Matteo Perrotti e Marco Cuomo, due dei marcatori di oggi, una doppietta a testa e cominciamo insomma da chi forse due gol in una partita non li ha mai segnati al venerdì. Marco, è la prima volta, vero? Sì, è stata la prima volta e sono contentissimo prima per il risultato, poi per i miei due gol. Era una partita non facile, anche perché loro le partite precedenti che hanno perso le hanno perso per un gol di scarto, comunque sono sempre state combattute e quindi sono contento per il risultato e guardiamo avanti alla prossima partita. Matteo, in campo, insomma, a parte del gran caldo che si è sentito anche in tribuna, è andato tutto bene fin dall'inizio col gol di Giovanni Pastorelli, raddoppio e poi anche l'espulsione che il mister stesso dice che ha un po' condizionato l'andamento del secondo tempo. Voi in campo, insomma, vi siete trovati a meraviglia, quindi si continua a crescere e squadra in battuta, squadra che forse quella in Serie D, in girone C, che perde da meno da più lontano, insomma, e la classifica adesso magari un occhio si può dare, cosa dici? Sì, penso che abbiamo iniziato abbastanza bene, poi con la loro espulsione ha condizionato loro, ma forse in parte ha condizionato anche noi, perché abbiamo magari rallentato, sottovalutato un attimino e quindi abbiamo avuto 10 minuti un po' in difficoltà, però per il resto abbiamo sempre tenuto la palla e la partita è sempre stata sotto controllo. Sei soddisfatto anche della tua prestazione, gol, posizione in campo? Sì, sono contento per il primo gol con questa maglia in partita ufficiale. Avevo bisogno di sbloccarmi, poi per il resto oggi servivano 3 punti. Come hai detto te, la classifica adesso è dalla nostra parte e dobbiamo continuare a fare tutto. Va bene, ci vediamo domenica col Bigaggio. Grazie ragazzi. Ciao. Ciao.